progetto Slittino Sicuro, un progetto nuovo dell'Alto Adige sui Tirol, inizia da un incidente, diciamo così. Io sono stata investita e da questo punto ho detto: ma perché è successa questa cosa? E da qui abbiamo cominciato con vari miei colleghi che sono anche ex atleti della squadra di slittino su pista naturale a pensare a una sicurezza per l'ospite, sicurezza per chi viene e non sa niente di slittino. Il primo problema che abbiamo visto è l'impostazione che si vuole dare a questo progetto. Slittino implica una cosa da bambini, ma non lo è. Abbiamo un attrezzo sportivo che può anche essere pericoloso se non si sa come utilizzare. Ma vediamo subito cosa serve per essere sicuri quando si parte con uno slittino. Le slitte. Questo è fondamentale. Andare nei noleggi o anche quando si compra una slitta, prendere la slitta giusta, che può essere o in legno, deve essere mobile, muoversi per dare tutta la sicurezza, oppure quelle più nuove ovviamente in alluminio. Con la slitta giusta si fa così, sul rettilineo si prende con due mani la corda, le gambe vicine alle gomme e si va indietro, così sul rettilineo. Frenando, quando arriva una curva si alza, si inclina le gambe, tira con tutte le due mani nel cinghia e se vuoi frenare forte lo tiri un po' sulla slitta. Per fare una curva a destra prendi la mano sinistra sulla cinghia interna, si spinge con la gamba sinistra esternamente, la gamba destra si alza, il peso va dentro toccando la neve. Per fare la curva a sinistra si alza di nuovo, prende la cinghia sinistra con la mano destra, il peso va a sinistra, si spinge con la gamba destra, si alza a sinistra, di nuovo quando viene una curva si frena, si alza, prende tutte e due mani la cinghia e si alza così, sul rettilineo di nuovo, sdraiato sulla slitta.